Marco Podrascarin, tanta amarezza per questa sconfitta 3-1 contro il Belgorod, questo quarto set è rimasto davvero in gola, no? Sì, veramente, alla fine è entrata qualche battuta loro, sapevamo anche già prima che loro sono abbastanza, sono più forti del mondo su linea di 9 metri, però dai, andiamo davanti, una brutta sconfitta, soprattutto perché siamo stati molto vicino a tie break, abbiamo iniziato partita con un'ottima pallavolo, abbiamo giocato intanto la squadra è un po' mollata nel secondo e terzo set, ma in generale abbiamo giocato bene, solo che loro hanno giocato meglio e complimenti alla squadra russa per la vittoria. Quando si trova di fronte a una squadra come questa anche un vantaggio di 6-7 punti non è sufficiente perché dalla battuta possono riaprire in ogni momento. Sì, come hanno dimostrato stasera, praticamente noi dobbiamo prendere ogni opportunità, ogni contrattacco, abbiamo qualche contrattacco sbagliato, non abbiamo messo la palla al terra e su terra alla fine abbiamo perso la partita. Molto difficile giocare contro di loro, no? Sì, molto difficile, soprattutto perché sono alti tutti, alcuni anche un po' troppo per il nostro sport, però dai, è tutto, diciamo, è normale. Ogni volta quando giochiamo contro la squadra russa devi prendere ogni opportunità per le battle. Oggi abbiamo sbagliato alla fine, però dai, mancano 3 partite, no, come abbiamo detto prima il nostro obiettivo è passare il girone, quindi ci mancano ancora 9 punti su cui possiamo vincere e andiamo davanti. Marco, che cosa si deve prendere di buono da questa partita per la gara di ritorno? Ma secondo me intanto quasi tutto tranne gli ultimi 15 punti dove la squadra, non dico che siamo malati, loro hanno alzato molto la loro battuta, tutte battute loro sono entrati dentro il nostro campo, alla fine abbiamo perso la partita. Comunque siamo lì, no? Il Fenerbahce ha vinto 3-2, 4 punti Lube e Istanbul e un punto Parigi. Sì, adesso dobbiamo guadagnare solo i punti, non vittorie e sconfitte, perché praticamente sappiamo che ultima seconda di tutti i gironi non passa, quindi come ho detto prima, il nostro obiettivo anche dall'inizio era passare il girone, abbiamo avuto il girone più difficile di tutta la Champions e dico, ce l'abbiamo un'altra 3 partite, dobbiamo stringere i denti e giocare come abbiamo giocato stasera, solo spero che con un altro fine che vinciamo le prossime partite.